presentiamo Sam e Facundo, che sono i due stranieri che completano a tutti gli effetti la rosa del Calvisano di quest'anno. Inutile dire che ci si aspettano cose importanti da loro, come sempre si va alla ricerca di, per qualche mese, degli atleti che possano essere quelli giusti e quelli che si interpretino, possono essere quelli più adatti a quello che la società sta cercando. È chiaro che, come sempre, quando vai a cercare qualcosa, la speranza è quella di indovinare, di averle percorse tutte le strade possibili. Per fortuna Dini, questo è uno che ci sa fare molto bene, quindi ci dà una mano sempre in ogni senso, e quindi crediamo di aver individuato due personalità importanti che hanno voglia di dimostrare qualcosa, che hanno voglia di magari prendersi alcune rivincite. È chiaro che poi vedrete con loro quelle che sono le loro ambizioni e i motivi per cui sono arrivati a fare questa esperienza in Italia. Ci siamo. E anche magari i due davanti. Buono. Adesso è il momento nostro, andiamo a parlare con i veri protagonisti della giornata d'oggi, ok? Buongiorno a tutti, oggi presentiamo le new entry del rugby calvisano, Sam e Facundo. Facundo, raccontami che sensazione hai in quest'anno. Y las sensaciones son las mejores, estamos con muchas ganas de que empiece el campeonato y sabemos que Calvisano es un club grande y que aspira siempre a ganar el campeonato, así que estamos con muchas ganas y bien motivados. Your expectation? You know, hopefully to win, to be a part of a club that's ambitious and has been there or thereabouts last year and the years before. So hopefully to continue those winning ways. Yeah. Facundo, la parte come jugador, la parte come giocatore, più positiva e meno positiva. Y creo que lo más positivo que hay es el grupo, el staff y el club, que tiene todo para que podamos sacar lo mejor del equipo. Y me refería a tus características. El tema del ataque, tratar de quebrar la línea siempre y jugar después de la defensa o siempre tratar de marcar. Y bueno, y en defensa muy ordenado, la verdad que me siento cómodo cuando tengo que defender. Y por ahí lo que me gustaría pulir, en un positivo que me gustaría por ahí trabajarlo un poco más, el tema de la utilización del pie muchas veces, pero bueno, creo que con el tiempo lo he estado mejorando un poco y no, al jugar de centro no lo tengo que utilizar tanto, pero me gustaría el drop poder también utilizarlo. Igual pasó cerca. Sí, sí. Por eso, no, yo lo digo. Okay. ¿Tú sabes inglés un poco? Dile come giocatore, che è quella cosa più positiva e meno positiva. Okay. What's your best characteristics as a player and the worst? I think probably the best would be just to attack. My ability, I think, to play what's in front of me, to play what I see. It's something I've always done. And worst, which is something that I'll have to get used to here, is probably, you know, when it's a bit wet and cold, is just to be able to sort of sit back in the pocket and play to the corners and kick. So that's something I'll work on, and also it's a good challenge to have. A quién saludamos en este momento? Si terminamos, ¿a quién saludamos? ¿A quién te viene en mente saludar? Y en principal a mi familia, que dentro de un año recién lo voy a ver, así que, y a mis amigos personales. Así que obviamente también a la gente del club, que vendría a ser mi familia y mis amigos. Así claro, que, el Tala, okay. Básicamente. Say hi to my family and my girlfriend. You know, it's been a few days and I miss them a little bit, but yeah, just say hi to them and that I'm all safe and sound. A little word in Italy. Grazie mille. Para vos?
Y hay muchas, yo creo que... el Prego, Grazie Mille, el Ragazzo, Va Bene, hay muchas.